scelto per stasera, non so bene il motivo per cui l'ho scelto, ma credo che in qualche modo, sebbene sia una cosa scritta più di 70 anni fa, sia ancora molto attuale per certi versi. Questo libro, scritto nel 1953, racconta la storia di quattro esuli, un gruppo di amici che scappano da massa perché nel 1921 c'era stata una violenta rappresaglia fascista nella città di Cesena del Grosseto a danno dei socialisti. Durante questi scontri morì inizialmente un personaggio molto noto di Grosseto, un capocantiere, e quindi si scatenò una reazione socialista e fu ucciso il 29 agosto uno squadrista fascista di nome Rino Daus, che era molto giovane, aveva 21 anni, era considerato un po' il simbolo della nuova generazione fascista. La Scure, che era il giornale dei fasci senesi, per ricordarlo scrive così: Rino Daus si trovava nel pomeriggio del 29 con altri compagni presso la ferrovia del paese. Per vigilanza, scorta alcuni individui armati, fu dato il segnale d'allarme. Questi hanno gridato in direzione dei fascisti, gli scorti dell'individuo armati. Il grido è il segnale d'allarme. Eia, eia, alala, alala. Il povero Rino andava loro incontro. Ad un certo punto, una scarica di schioppettate lo colpiva al cuore, fulminandolo, e cadeva così nel tradimento più vile che si possa immaginare, che caratterizza ormai in modo indiscutibile l'attività del partito della delinquenza italiana, formato da disertori, ladri, da spie e da briganti, e come tali subiranno la nostra legge. Quindi, i compagni di lavoro, lui non era stato capace di trovarne uno che fosse socialista, non che fossero fascisti, semplicemente tiravano a campare. In 12 anni che stava a Roma, Maggiorelli non si era fatto un amico. Biglietto, disse il fattorino. Maggiorelli tirò fuori una moneta da 20 centesimi. 25, disse il fattorino. E come mai? Giornata del mutilato, disse quello. A Porta Metronia, il tram si riempì di gente. Maggiorelli si trovò schiacciato in un angolo. Erano per la maggior parte giovani che tornavano dalla manifestazione sportiva. Parlavano ad alta voce di corse di bicicletta, di calcio e di guerra. Il malumore di Maggiorelli si accrebbe. Era questo il sistema di tutti i governi reazionari. Tenere a bada la gente con le feste, i giochi. Così le nuove generazioni venivano solo nell'ignoranza. Per fortuna era arrivato, scese dal tram e percorse 200 metri sulla strada affollata. Quindi svoltò una traversa tranquilla. C'era un caffeuccio alla prima cantonata, vi entrò e si diresse verso la saletta interna. Una coppia si era rifugiata in un angolo, gli amici si erano messi nell'angolo opposto. Avevano l'abitudine di ritrovarsi lì nel pomeriggio della domenica. Lui, Magnini, Ravalli, tutti massetani, radi di Siena. Ma questa volta c'era anche un'altra persona che Maggiorelli salutò con un'esclamazione di sorpresa e di piacere. Bisori. Sai che sono stata a massa, disse Bisori. E quando? Il mese scorso. Ci dovevo andare per ragioni di lavoro. Per caso hai rivisto qualcuno, ma che? Come puoi immaginare, circolavo il meno possibile. E appena mi sono fregato, ho ripreso il treno. Maggiorelli si abbandonò sullo schienale della sedia. Buonasera, si sente? Allora, io vi volevo prima presentare Selva alla chitarra e alle voci, Edo al piano, non in questa versione, e alle percussioni, Edo Di Maio, e Carlo Mari, Charlie Atomics, al basso e ad alto. E questo è il progetto Radici Scalene. Buon ascolto. Thank you.
artificiale che apporta canticchiare di una profondità che torna alla memoria proprio alle secche della memoria. Radicamento artificiale, raccontato come naturale, viene ereditato, diviso e moltiplicato, e poi servito per merenda, assieme a quella leggenda che ci vuole diseguali, e poi egoisti radicali. L'oro e l'odio a giudicare, mentre il discrimine è l'affare, che spaccia superiorità recidendo libertà, ma le geometriche astrazioni sono quelle prigioni che fanno della vita una pianta già marcita. Le spine delle rose stanno tra le foglie le metriche tuberose delle sotterranee soglie. Sono rizomi primitivi, melodie e battiti di suore, dentati suoni incisivi come vegetali corneole, ossature di salite e declivi,
lumi e memorie di parole, semplici radici spoglie, resistenze filamentose che la terra accoglie tra le amare cellulose. Sua strana morte non chiude mai la porta. Fluido, alluminio e poi acqua marina. Senza candore illuminano la cucina, donando un semplice stupore che è danza di vetro. Thank you.
sui cimiteri, nelle descrizioni estenuanti che ritornano ai vecchi santi, murati in un vissuto